3, 2, 1. Era un'opera attesa da più di 30 anni, siamo contenti di inaugurare l'ascensore per il cimitero monumentale che rappresenta un'opera che gli amalfitani desideravano da lunghissimo tempo. Era il Consiglio Comunale del 1981 in cui fu approvato per la prima volta il progetto, dopodiché sono seguiti oltre 30 anni di lavori, travagliati anche a causa della burocrazia, ma oggi siamo ad inaugurare un impianto importante non solo per gli amalfitani e per quello che rappresenta, ma anche per l'unicità dell'opera, l'ascensore gestito da un ente pubblico più alto d'Italia. Oggi il cimitero non è più separato da 365 gradini che rendeva impossibile la visita soprattutto da parte delle persone più anziane, ma raggiungibile con questo ascensore velocissimo in soli 50 secondi. Siamo felici di dare ad Amalfi questa nuova infrastruttura. Avete detto ci hanno provato in tanti, ma voi ci siete riusciti. Ma tu? Dove sta? Come Regione Campania, il Presidente De Luca ha fatto un investimento importante in tutta la costiera, realizzeremo una serie di interventi importanti. Ad Amalfi è previsto questo bypass che collegherà il centro storico con la viabilità della strada provinciale, c'è la strada ANAS, ovviamente ci stiamo lavorando e credo che un intervento di oltre 20 milioni di euro sarà, come dire, un impulso significativo per liberare ulteriormente il territorio cittadino, oltre che a valorizzare il centro storico. Le idee sulla costiera sono tante, ovviamente ci sta il tema del collegamento della mobilità via mare, ovviamente ci sta l'impegno sul porto, insomma c'è tanto da fare e credo che potremo sostenere bene questi territori che sono poi il fulcro delle nostre attività economiche e turistiche. Dove sta? Questa qua, quasi.